approccio che volevamo. Avevamo diviso la partita in quattro tempi e quindi il primo è stato molto importante, l'abbiamo fatto molto bene. Dopo sicuramente anche questa partita ha dimostrato che dobbiamo lavorare ancora tanto, che ci sono tante situazioni che possiamo sviluppare meglio. Bologna ha fatto sicuramente una buona partita, ma comunque siamo stati ordinati e questa partita ci darà la possibilità di capire su quale situazione possiamo ancora crescere. Tutto quello che volevamo fare durante l'estate l'abbiamo fatto, questo è importante, i giocatori sono nati con continuità. Poi è chiaro che è da oggi che veramente abbiamo la cartina di tornasole, cioè che ci dice veramente quelle che sono le situazioni dove possiamo fare sicuramente meglio e si sono viste e questo ci aiuterà sicuramente a lavorare in modo più preciso, ma i ragazzi nuovi sono arrivati con grande entusiasmo, sono giocatori di talento, sono giocatori. Non da costruire, ma sono giocatori fatti perché arrivano da squadre importanti, con esperienze importanti, quindi credo che loro ci vorrà un tempo di adattamento normale per un campionato così particolare e difficile dal punto di vista tattico come quello italiano, ma si stanno ponendo con l'atteggiamento giusto, con la volontà giusta, con lo spirito giusto, quindi è tutta la squadra che chiaramente deve conoscere certe situazioni, lavorare bene e credo che questa squadra quando imparerà veramente a sacrificarsi tanto senza palla, diventerà una squadra veramente importante perché con la palla credo che abbiamo tante soluzioni. Il segreto è sempre il gioco di squadra, il segreto è sempre lavorare per i compagni, sacrificarsi per i compagni, fare la corsa in più, soprattutto quando hai a disposizione un talento così ampio, perché è chiaro che abbiamo dei giocatori che sanno giocare a calcio, che sanno inventarsi il gol, che sanno inventarsi il dribbling e quindi diventerà se hai questa capacità, io credo che potremmo essere una squadra che segnerà o che comunque creerà tante occasioni nel corso della partita. E quindi è chiaro che adesso l'obiettivo è sviluppare meglio ancora il gioco e soprattutto avere una compattezza senza palla importante per permettere di incassare pochi gol, perché poi alla fine chi vince i campionati, chi vince le cose importanti, sì, segna tanti gol, ma soprattutto ne subisce pochi. Se parliamo di equilibrio quando abbiamo la palla, non credo che abbiamo subito delle ripartenze importanti, questo vuol dire che comunque sotto palla eravamo organizzati. Poi a noi ci piace costruire in modo un po' fluido e quando perdiamo palla, i giocatori che sono sotto palla devono lavorare nella zona dove si trovano in quel momento, quindi può essere che il terzino si troverà dentro il campo, il difensore centrale è un po' più aperto. Ma è chiaro che gli equilibri non possono ancora essere i migliori possibili. Ripeto, le amichevole ci hanno dato delle indicazioni sulle quali abbiamo lavorato, ma poi saranno queste partite a farci capire in che direzione andare. Credo che oggi senza palla le uscite che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo, sono state forse non sempre coi tempi giusti e questo non ci hanno permesso di essere così compatti. Qualche imbucata l'abbiamo preso, quindi su questo che dobbiamo lavorare meglio. Very emotional. I'm very excited to obviously get my first goal, you know, in my debut at the club. I just remember, you know, driving at the, you know, at the back four and seeing Ollie playing a nice 1-2, and then the only option was to shoot, and yeah, it was you know, a perfect finish in the back post. So from there, I was just very excited, and it was nice to celebrate with my teammates. Yeah, for sure. You know, a clean sheet is really important for us. It was, you know, the two early goals helped us. Definitely, it was not an easy game for us, but I thought we made a lot of good defensive plays as well, and it's nice to get a clean sheet and to win our first game. I'm enjoying my time with the team a lot. It's a great group of guys. The city has been fantastic so far. The support from the fans has been great, and I'm just really excited to now go and play in San Siro next week.